Quindi sono stati 3 anni, in particolare il 2010, molto difficili e in cui abbiamo remato con insomma, intensità, però nella direzione contraria rispetto a quella che ci veniva proposta, perché il problema è resistere a questa deriva di riduzione di welfare, di comuni che non contano più niente, di persone lasciate sole. E quindi remando in direzione ostinata e contraria, nonostante 91 milioni in meno, comunque abbiamo consentito la tenuta del welfare locale, non riducendo né il numero degli utenti né i servizi. E abbiamo migliorato anche, io credo, in modo abbastanza visibile, la qualità urbana, perché abbiamo fatto investimenti sulla città che sono serviti in questo momento anche come un'opera di contenimento del disagio e della disoccupazione. Perché i dati della cassa integrazione nella nostra città tra il settembre del 2009 e il settembre del 2010 sono raddoppiati, dunque è un disagio forte. Lavorare, far lavorare, creare lavoro, creare impresa è un obiettivo fondamentale, per come è possibile noi lo stiamo facendo con le scelte infrastrutturali, con i cantieri aperti, sono 223 milioni di lavori, è una funzione anticiclica quella che veniamo a determinare, ma poi anche con un'idea di sviluppo e di futuro più strategica, perché abbiamo approvato nel 2010 una serie di regolamenti importanti che la città non aveva, quello del verde per esempio, quello dell'edilizia. Abbiamo concluso la prima parte del piano urbanistico, che è di per sé e per definizione la prospettiva della città nei prossimi 20 anni, e mi pare siamo ormai attestati a livelli nazionali molto buoni sugli investimenti della cultura, siamo la terza città italiana per investimenti culturali e miglioriamo le nostre performance nella sicurezza individuale, cioè sono diminuiti in questi anni i problemi legati agli scippi, ai furti, insomma questo è un aspetto abbastanza positivo.